Cinque vittime del lavoro dall'inizio dell'anno. La provincia di Avellino è tra le più a rischio a livello nazionale, con un'incidenza di quasi il 36% sugli occupati, che sono poco più di 140.000. I numeri, che rappresentano altrettante tragedie dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, collocano l'Irpinia al quinto posto su scala nazionale, subito dopo Catanzaro, Brindisi, Caserta e Palermo. Napoli al 33° posto con un'incidenza del 19%, mentre Salerno è largamente in fascia gialla al 62° posto della graduatoria. Isola Felice, quella di Benevento, nessun infortunio mortale sul lavoro nel 2024. La strage dei morti sul lavoro in Irpinia è iniziata a metà febbraio, un febbraio nero. A perdere la vita Isidoro Di Lorenzo, 35 anni, magazziniere di Contrada, morto mentre lavorava in un deposito farmaceutico di Monteforte, dopo un volo di 3 metri e riportando lo sfondamento delle ossa del cranio, che non gli ha dato scampo. Solo una settimana dopo anche un'altra vittima, Domenico Fatigati, 52 anni, originario di Acerra, manutentore alla Stellantis di Prato la Serra, schiacciato da un macchinario al quale stava effettuando dei lavori di ripristino. Ancora a marzo, due incidenti sul lavoro. Anche in questo mese a Bisaccia perde la vita Michele Mennuni, operaio 53enne di Cerignola, ma domiciliato a Ariano Irpino, dove era molto conosciuto. Fatale per lui il ribaltamento della betoniera che stava guidando con un carico di cemento. La strada franata che ha portato il mezzo a uscire dalla strada cadendo in un dirupo. Fine marzo, Domenico Loreto, 83enne di Monteverde, si ribalta con il trattore. Ultima vittima in ordine di tempo, un 75enne di Bonito, anche qui incidente nei campi, vittima del suo trattore e cedimento del terreno in Contrada Girasole, dove stava lavorando.